Innanzitutto il progetto nasce attraverso una sinergia che è stata creata 2 anni fa. Abbiamo unito più competenze e più forze attraverso ovviamente il supporto della dottoressa Onesti per quanto riguarda l'ND Service, attraverso il supporto del professor Bianchi per quanto riguarda il comitato tecnico scientifico e tutti i nostri docenti che siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto. Siamo partiti 2 anni fa proponendo una formazione nuova per quanto riguarda la naturopatia. Il concetto, la filosofia è sempre la stessa, ma abbiamo creato un'innovazione attraverso un format ben preciso che si può anche vedere sul nostro sito naturopatiasalento.it, attraverso un team di docenti molto preparati e molto competenti e attraverso l'inserimento di una gestione delle competenze molto importante. La naturopatia, il naturopata non è una figura riconosciuta, siamo regolamentati, questo vuol dire che il naturopata può operare nel campo della salute, della prevenzione, dell'educazione al benessere, lavorando in proprio, aprendo una partita IVA, aprendo un proprio studio. Collaboriamo con medici che hanno una visione olistica, una visione globale rispetto a quella che è la salute e il benessere, collaboriamo con farmacie, con erboristerie, creiamo progetti formativi anche in ambito scolastico, quindi riusciamo a muoverci in maniera trasversale in tutto il settore del benessere. È un traguardo molto molto importante, è il primo traguardo che raggiungiamo. E ce ne saranno tanti altri. Per ora siamo operativi nella sede di Lecce, nella sede di Bari, e a settembre saremo operativi anche in 2 altre sedi, Napoli e Brindisi. E c'è in progetto anche un'espansione molto importante a livello nazionale. Il percorso di naturopatia finisce con il terzo anno, abbiamo un quarto anno facoltativo, in realtà ci sono nel quarto anno più opzioni. C'è un'opzione che prevede l'approfondimento delle discipline già trattate durante questi anni e c'è un'altra possibilità, cioè ogni studente ha la possibilità di approfondire attraverso un'annualità monotematica la disciplina che lo aggrada di più, la disciplina che lo appassiona di più. In questo modo andremo ad approfondire, ad esempio, non lo so, medicina tradizionale cinese piuttosto che psicosomatica, piuttosto che alimentazione naturale, fitoterapia, floriterapia, tutte le discipline che sono ovviamente alla portata del naturopata. Ovviamente sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2015-2016, sono a numero chiuso, di conseguenza invito ovviamente chi fosse interessato ad affrettarsi. L'iscrizione può essere effettuata sul sito nell'apposita sezione corsi, naturopatia, corso di naturopatia, scaricate il modulo di iscrizione e lo inviate. Io sono a disposizione insieme ovviamente al team, al mio team, ai numeri di telefono che vedete qui. Le iscrizioni sono aperte le iscrizioni per le sedi di Lecce, la nuova apertura di Brindisi, per Bari e per Napoli.